celebro l'eso. Non vede, non sente, però ha un cagnolino che sente tutto, tutto l'amore che ha intorno. Salvo i Gegè, al quale invece hanno sparato, sono solo due degli oltre 700 cani del rifugio I Fratelli Minori, gestite dall'associazione Lida di Olbia. 2 ettari di terreno nel quale scorrazzano assieme agli amici gatti altri 300. Gli animali ci insegnano che non esiste nessuna razza, che siamo unici su questa terra. Marco, 24 anni, frequenta il rifugio da quando ne aveva 14. Conosce ogni cane per nome. Il suo amore per loro è lo stesso di chiunque dedichi il proprio tempo a questo luogo quasi magico, nel quale, nonostante il gran chiasso, regna l'armonia che consente di affrontare col sorriso le tante difficoltà quotidiane. Abbiamo all'incirca 150 cani in terapia, poi abbiamo anche 12 gatti paralizzati. Adesso abbiamo questa necessità di dover migliorare la parte vecchia del canile che sta cadendo a pezzi. Si sta avvicinando l'inverno, per cui bisogna cambiare le tettoie, rifare le recinzioni. Ogni anno vengono adottati oltre 500 cani. Il rifugio è nato il 28 dicembre del 99. È stato costruito grazie alla generosità dei donatori, sparsi in ogni parte d'Italia e del mondo, che hanno potuto conoscere questa realtà anche grazie a internet. Senza di loro, racconta Cosetta, niente sarebbe possibile. Il comune versa un contributo che copre circa un terzo delle spese. Ora c'è da mettere mano ai lavori di ristrutturazione, ma il sogno più grande resterà sempre e solo uno. Poter vedere questi cancelli vuoti.